Siamo al centro commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria con uno dei titolari, Pino Falduto, settimo compleanno con un grande artista che è Massimo Lopez. Sì, anche quest'anno, e poi il sette è un numero particolare. E abbiamo un artista di livello come Massimo Lopez, che è tornato a Reggio Calabria nel giro di poco tempo, perché insomma ha avuto un grande apprezzamento al Teatro Cilea. Adesso l'abbiamo quasi costretto, invitandolo ad essere il testimoniale di questo anniversario. Tra qualche minuto inizierà lo spettacolo, inizierà chiaramente la musica e il divertimento per tutti i frequentatori del centro, un centro che di anno in anno regala sempre anche grandi servizi, insomma la gente si trova e si sente a casa. Il segreto, Pino, di un successo commerciale come questo qual è dal tuo punto di vista? Ma guarda, noi naturalmente stiamo vivendo, come tutti i cittadini della nostra città, dell'Italia, un momento di difficoltà. Con umiltà cerchiamo di tenere il centro efficiente, cerchiamo di fare il nostro dovere con semplicità. Naturalmente gli operatori, le persone che lavorano dentro Porto Bolaro, è gente che lo fa con amore e con passione, anche perché sinceramente in questo momento il lavoro è una cosa così importante che non farlo bene, secondo me, è sbagliato, è profondamente sbagliato. Bene, assolutamente sì. Io saluto e colgo l'occasione per salutare tuo fratello Nino Falduto e tutte le persone che lavorano all'interno di questo centro commerciale. Tra poco vedrete le immagini del grande artista Massimo Lopez, davvero uno dei più grandi artisti italiani. Massimo Lopez, quest'anno avete voluto festeggiare davvero la grande. Sì, ma ancora non finisce qui, perché poi arriverà l'estate, cioè Porto Bolaro ormai ha deciso di portare artisti di livello nazionale, artisti bravi, quindi anche poi nelle altre occasioni ci saranno altri artisti altrettanto importanti. Massimo Lopez è sicuramente uno di quelli bravi che ci ha onorato della sua presenza. Intanto ecco, vorrei cogliere l'occasione veramente per ringraziare tutti gli operatori di Porto Bolaro, le persone che ci lavorano e soprattutto i cittadini di Reggio Calabria e comunque tutte le persone che frequentano Porto Bolaro, perché se Porto Bolaro naturalmente esiste perché la gente crede in noi e pensa che siamo una struttura in grado di offrire veramente nel settore commerciale prodotti di altissimo livello. Abbiamo beccato uno dei tanti visitatori del centro. Come ti chiami? Andrea, sono un affezionato del centro commerciale, ogni settimana almeno una volta sono qua. Da dove arrivi? Da Merito Portosalvo. Merito Portosalvo, sposato, fidanzato? Single, per sì, scelta. Allora facciamo una richiesta ufficiale, dai, che la troviamo, qui la troviamo, oggi siamo sicuro. Sicuro? No, sono qua, eccomi qua. Com'è, dai, come la vuoi? Bionda, mora, alta, bassa, grassa? Bellina, dai, bellina, bellina. I colori come devono essere? Capelli? Scuri, occhi scuri, belle scure. Altezza più o meno? Mano, dai, così, che dovrebbe essere 1,50 m, intelligente. Magari, perché no? Ricca? Ah, no, per forza. Va bene, la ringrazio. Ciao, a presto. Buon lavoro e tanti auguri. Ciao, grazie. Questo signore alto, venga. Uno a caso, il direttore del centro commerciale, Alberto. Bellissimo, buonasera. Un bel saluto. Ciao a tutti e benvenuti qui, insomma. Dimmi. Come sarà quest'oggi, questa sera, lo spettacolo di Lopez? Uno spettacolo comico-musicale, sicuramente nello stile di Massimo Lopez. Non mancherà il taglio della torta con la degustazione, quindi io credo che ci saranno un'ora e un quarto di divertimento per tutti quanti, insomma. Quindi, poi ci sarai tu, voglio dire, a intrattenere il pubblico, non c'è che da divertirsi, diciamo. Grazie direttore. A voi, buon lavoro, ci vediamo dopo. Come si chiama? Anna Maria. Anna Maria, da dove arriva? Da Sasperato, Reggio Calabria. Benissimo, è la prima volta al centro commerciale? No. Viene spesso? No, spesso no, però vengo. Si trova qui? Abbastanza bene, grazie. Vuole mandare un saluto a casa?
Un saluto a casa, a tutti quelli che mi conoscono. Lo sai che c'è Massimo Lopez tra sì, poco? Sì, l'ho letto, non lo sapevo, sarà, l'ho letto. Ci sarà? Non credo. Sì, non si liberi credo. Signora, si liberi, vediamo. Vale la pena. Va bene. Ciao, grazie. Ciao. Come si chiama? Orazio Castellone. Da dove arriva? Diciamo di Archi, Torrente Malavenda. Comunque è Reggio Calabria, giusto? Sì, lo sì. Lo sa di Massimo Lopez? Tra poco c'è lo spettacolo con Massimo Lopez, ah. Proprio lì, non lo sapeva? No, no, meno male, me l'ha detto lei. Sì, sì. Benissimo, allora buona spesa. Grazie, grazie, grazie anche a lei, arrivederci, tanti auguri, salve. Chiedo scusa, se possibile, chiediamo scusa. Abbiamo... Oggi è il compleanno del centro commerciale, lei lo sapeva? No. Che c'è Massimo Lopez tra mezz'ora. L'hanno detto adesso, sì. C'è Massimo Lopez perché è il compleanno del centro commerciale. Ma è la prima volta che venite qui a fare... Quasi, la terza volta. La terza volta. E lei signora? Tantissime volte sono venuta. Sposate? Sì. Lei? Sì. Pure? Sì, sì. È innamorata la signora? Dite perché purtroppo siamo vedove. Vabbè, dai, signora mia. Dispiace. Stiamo ironizzando sul caso. Bisogna sempre ironizzare, bisogna sempre ironizzare. Stiamo ironizzando sul caso. Non entriamo nell'argomento perché ahimè comunque non è una cosa bella. No, 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 dai, esatto. Che... Allora, le piace Massimo Lopez? No. Perché? Infatti sto per andare via perché ho appreso la notizia, ma non è dei miei. Andiamo. Allora. I miei gusti. Va bene, grazie. Prego. Grazie, 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 grazie. Mi sembra un signore simpaticissimo, senza conoscerla. Abbiamo la televisione, 7 anni di centro commerciale, oggi è il suo compleanno, quello del centro. Il suo invece quando è? Ma il mio ancora ci vuole. Quando? No, è già stato passato. Quando? Quando l'ha fatto? Il 20 febbraio. Ah, quindi auguri, l'ha fatto da pochi giorni, benissimo. Senta, lo sa che c'è Massimo Lopez questa sera? Ma non mi interessa perché io... Comico. Ma io non sono di qua, avete capito? Ma tra mezz'ora ci vediamo allo spettacolo. Vabbè, fra mezz'ora ce lo vediamo. È la prima volta che viene qui al Porto Polaro? Sì, la prima volta, piace, sì. Come sì. Sì, sì, sì. Come si chiama? Io, Giuseppe. Bene, un saluto, lo vuole fare qualcuno? La mia famiglia. Bene, perfetto, da parte di Giuseppe che viene da... Da dove arriva? Da Reggio Calabria. Da Reggio Calabria. Famiglia di Giuseppe, buona domenica. Ciao, tante cose, Assieme all'amico Consolato Malara, famoso presentatore della provincia di Reggio Calabria, ricordiamo un po' quello che accadrà di qua a breve al centro commerciale, dai. Beh, insomma, si festeggia il 7° anno del centro commerciale con un artista poliedrico, un artista famosissimo, un comico veramente eccezionale. Parliamo di Massimo Lopez, che sarà accompagnato dalla sua band e uno spettacolo veramente travolgente da qui a poco qui al Porto Bolaro Shopping Center. Benissimo, Consolato. Allora, Consolato Malara, un grande amico, ma anche un presentatore, come dicevo, organizzatore di spettacoli, conduttore anche televisivo, insomma di tutto di più. Voi riprenderete con la vostra TV quello che sarà l'evento? Sì, senz'altro, tra poco verrà la troupe a fare il servizio per quanto riguarda il TG e le programmazioni della televisione, come no. Bene, 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 grazie mille a Consolato Malara. Grazie a te Marcello, in bocca al lupo, ciao. Crepi, 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 ciao. Eccoci qui allora, buonasera a tutti, benvenuti al centro commerciale Porto Bolaro, bel applauso, che calore, che piacere, che meraviglia. Allora amici del centro commerciale Porto Bolaro, 7 anni insieme, un anniversario, 7 anni sono una data importante, di solito nei matrimoni al 7° anno uno fa i conti, in questo caso un centro commerciale che invece risponde alla grande con grandi servizi, diceva prima uno dei titolari, il signor Pino Falduto, in un'intervista televisiva, pur essendo un periodo veramente non eccezionale dal punto di vista della congiuntura economica, però il centro commerciale garantisce servizi, qualità, ospiti, e che ospiti? Ospiti importanti, tra i migliori ospiti del panorama televisivo nazionale. Perché? Perché vogliamo garantire a tutti quanti voi il divertimento, l'intrattenimento, lo shopping, di tutto, di più. A
Amici della televisione, oggi ci troviamo al centro commerciale Porto Volaro a Reggio Calabria con un ospite davvero molto gradito, Massimo Lopez. Benvenuto in Calabria, non so se è la prima volta per te, ritengo di no. Ciao, non la prima volta, anzi sono stato qui, in particolare qui a Reggio Calabria, sono stato già poco tempo fa e ho avuto già una bellissima esperienza in teatro qui e quindi sono qui di ritorno, insomma, in questa situazione, però in Calabria tante volte, anche perché lo spettacolo che faccio e anche che ho iniziato anche tanti anni fa, non questo spettacolo, ma insomma questo genere, il genere musicale che ho iniziato più di 10 anni fa con i musicisti attuali, noi avevamo un service che è calabrese, tutto calabrese, quindi spesso questi del service hanno creato anche delle belle piazze qua in Calabria. Quindi. Allora Massimo, giusto per ricordarlo agli amici della televisione, il centro commerciale Porto Volaro, che è di fatto l'unico centro commerciale a Reggio Calabria, compie gli anni, 7 anni, hanno voluto un artista molto importante come te assieme ad una band. Ci vuoi raccontare un po' quello che succederà poi sul palco di qua breve? Che tipo di spettacolo porti in scena nei centri commerciali? Allora, è la prima volta peraltro in un centro commerciale, per cui penso che, non so bene come sarà lo spettacolo, credo che scenderò dal palco e vado a fare la spesa, penso che farò, che comprerò delle cose, poi ogni tanto torno, le provo sul palco, non lo so in realtà, ma come in realtà non so neanche bene che cosa faccio sul palcoscenico in genere, perché lo spettacolo che sto facendo adesso è uno spettacolo con un quartet di musicisti che nasce ed è il risultato di una serie di spettacoli fatti sul genere swing che amo molto, quindi le canzoni di Sinatra e questo genere musicale. Buonasera e buonasera, no scusa Gabriele, sono, dove sei? Sono un attimo qui al negozio che sto provando le scarpe. Ma come stai provando le scarpe? Qui al negozio Adidas. Ma sei venuto da Roma senza le scarpe? Ma perché non sentivo che stavate già suonando. Ah, ecco, sì, ho capito. Ma a te servono pure le scarpe? Ma non so, se c'è un 40 e mezzo. Che numero ti serve? 40 e mezzo. 40 e mezzo? Sì. Ce l'avete 40 e mezzo? Aspetta un attimo, scusate. Sì, Massimo, ma qua... 40? Massimo. 40 e mezzo, grazie. Sì, dopo vediamo. Va bene, però mi hanno chiamato. Sì. Torno dopo, semmai. Vieni, dai, chiedo. Vieni. Sto andando... E prendi dopo. Ora no, dopo subito. Aspetta che faccio una foto e vengo. Vengo subito, facciamo la foto qua. Vai. E arrivo, Scusa Gabriele. Sì, ci sei? Sì, sì. Ma stai facendo la foto per la carta di identità? Arrivo, scusa. Un attimo solo. Da che parte? Da qua? Da qua. Eccoci. Massimo Lopez. E quello vero. Quello vero, ci sono sempre, non è un programma radiofonico, adesso si appare, ok? Ciao, eccoci qua, ecco. Massimo là! Ciao a tutti! Bene, grazie a tutti, arrivederci! Ma devo finire di prendere le scarpe. No, dai, lo scontrino può attendere. Può attendere lo scontrino, va bene. Insomma, allora, sono arrivato oggi, sono tornato qui a Reggio dopo essere stato poco tempo fa, ho avuto un'accoglienza bellissima da tutti voi, dal pubblico reggino. È stato veramente bello e non lo dico perché sono a Reggio, lo dico perché veramente ho avvertito, sono una persona che ha una certa sensibilità, io ho avvertito il cuore, ho avvertito l'affetto e questo mi ha dato gioia, sono stato invitato a venire qui oggi e sono arrivato da Roma in aereo in 7 minuti perché il vento, 7 minuti di volo,
più un'ora e mezzo di atterraggio, perché sono arrivato con, cioè le ali facevano così, e il pilota di, i piloti che atterrano a Reggio sono piloti particolari, perché non è un aeroporto facile, però oggi c'era proprio questa sfida, c'era tanta gente che si è sentita un po' non bene sull'aereo, no? Così, eccetera. E dice, qual buon vento ti ha portato? Mi ha portato questo vento stupendo. Domani devo ripartire e domani pare che qui si calmi il vento e dovrebbe arrivare a Roma, quindi io arriverò a Roma nella stessa maniera. Quindi è sempre, c'è sempre via col vento sotto. Quindi io intanto io dico che ho avuto già molta carica, mi sento abbastanza carico perché la carica me la date voi. Io sono stato qui, sono stato in giro, ho fatto tante fotografie con tutti, quanti voi, quindi quando c'è, quando si è apprezzati, poi alla fine ti viene voglia di fare, ancora, di più. You make me feel so young. You make me feel so the spring is born. And every time I see a dream, I'm such a happy individual, the moment that you speak. I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce to the moon, just like a toy balloon. C'è non soltanto il canto, ma c'è anche un interagire con, e con i musicisti e con il pubblico, insomma, quindi è molto colloquiale il tipo di spettacolo, però cambia ogni volta, non c'è mai, gli artisti non c'è veri, mai una traccia. Gli artisti proprio veri non è che seguono una vera e propria traccia. Senti, tu hai fatto tante cose, Massimo, e tuttora fai tante cose, sei intanto un comico ormai riconosciuto in modo davvero molto autorevole, ma hai esperienza di conduttore televisivo, sei un cantante, un artista poliedrico a 360 gradi, hai fatto spot pubblicitari, il famosissimo spot della SIP, della telefonata che ti allungava la vita. Proprio nel passaggio da SIP a Telecom, Telecom, sì. Lì è stata davvero l'apoteosi, forse, no? Ma in quale ruolo ti riconosci meglio? Ma allora il ruolo è quello del, dice, cosa fai nella vita? Devo guardare ogni tanto la carta d'identità, ecco, perché poi ho sui documenti, c'è proprio scritto lavoro attore, c'è scritto attore, quindi attore secondo me racchiude un po' tutto quello che sto facendo, anche perché poi fondamentalmente sono nato facendo questo, facendo il teatro, quindi facendo il teatro quello classico, ma non perché volessi fare quello, perché dicevo vorrei fare il teatro, per cui ho cominciato così. Buonasera, benvenuti agli ospiti di Porta a Porta. Questa sera vogliamo domandare all'ex ministro Anna Maria Cancellieri che cosa ci vuole per uscire da questa crisi. Anna Maria Cancellieri. Ecco, a noi che ci vuole, che cosa ci vuole per uscire da questa crisi che ci attaccaglia? La prego, in maniera chiara e concisa, cosa ci vuole per uscire da questa crisi? Una botta di culo. Grazie, ex ministro Anna Maria Cancellieri. È importante essere chiari con la gente. Sì, ho sempre desiderato essere chiaro, perché la politica è una cosa chiara, quindi bisogna esprimersi in maniera chiara. Ecco il motivo per il quale il signor Maraglista a Maraglista era un uomo di Sighera. Maraglista ha salto la parte a Sigherine. Questo è chiaro? Grazie. Ho cominciato con quel teatro lì, poi dal teatro drammatico ho tentato anche delle commedie che andavano un po', tendevano un po' al comico, e dicevo, sai, mi piacerebbe, a tutti gli attori che erano più grandi di me, che mi hanno insegnato tanto, dicevo, mi piacerebbe tanto provare col comico. No, tu sei drammatico, sei un attore drammatico, si vede, non, il comico no, tu devi continuare col drammatico. E poi invece ho fatto il comico.
Che bella sensazione trovarsi nella nostra sana Europa. Prodino, ti prego, tutti ma Prodino, Prodino. Ma perché mi consideri una persona del passato? Beh, insomma, direi, eh. E ma se è uscita la mia voce, sì, vuol dire che la gente, che il popolo ha bisogno di politici nuovi. Che bisogna trovare una soluzione per il nostro paese. Scusa, non riesco più a levarmi questa voce di dosso. Non lo so perché mi si è impossessato. Sì. Forse perché mi trovo in una posizione, fare un'altra interferenza. Provo a spostarmi un poco da questa parte, cerco di comprendere la ragione per la quale la libertà in Italia non sia più la libertà che della quale noi parlavamo. Ma cosa succede? Mi sposto da una parte, provo a cercare di capire che cosa sta succedendo in questo paese, interferenze che non si comprendono, non si riesce a capire la ragione per la quale ci siano delle interferenze. Provo ancora di qua e succede questo. Se mi sposto ancora da quest'altra parte, allora diciamoci. No, la russa no, la russa no. E se mi sposto ancora un po' di qua, noi della Lega no, a questa parte qua. Allora torniamo a questa soluzione che ci dia la possibilità di tornare. No, c'è proprio un cambio che avviene così. Probabilmente mi accorgo su tutto. Sì, ma non proprio qua a sinistra. Massimo, guarda che in Italia a sinistra non è rimasto più nessuno. Se vai lì non dire più niente. Questo, guarda, io mi piace la Brea, se mi permetti. Scusate. Noi dell'Italia dei Valori, se è vero come è vero, che se lui avrebbe fatto quello che avesse detto, che, noi sono, che se io direi quello che lui farebbe, che se quando io facesse, quando lui direbbe che se io ce lo farei, che quando io fui andato lo saprebbe, che lui saprebbe, lo saprebbe, che lui non lo saprebbe, che io fossi, che noi fossiamo, che voi fossate e che essi ci portano a noi. Stato il comico, ogni tanto dico mi piacerebbe avere un'esperienza di cosa drammatica. No, tu sei comico, non puoi fare dramma. Quindi diciamo che le ho provate effettivamente un po' tutte. Ho provato prima così col teatro classico, poi sono passato al teatro brillante, poi ho conosciuto il trio, poi dal trio tutta la storia che la gente conosce più o meno. E quindi anche la conduzione televisiva e poi il canto, perché fa parte di una passione che ho sempre avuto. Per cui tutte queste cose qui, se uno dovesse dire qual è effettivamente il tuo lavoro, dico l'attore interpreta tanti ruoli, quindi questi sono i ruoli. Quello è il ruolo, l'identità di Massimo Lopez. Like a Jupiter Mars. In other words, hold my hand.
Un saluto chiaramente ai calabresi, perché sono quelli che questa sera ti guarderanno, alcuni ti guarderanno anche in televisione, e ritengo tu sia amato anche tanto in questa terra. Sì, credo di sì, e non lo dico perché mi debba vantare di me stesso, di qualche cosa, però lo so, perché a parte che ho molti amici nella regione, sono uno che viaggia tanto, ma viaggiavo anche prima di fare questo mestiere, e in Calabria sono venuto tante volte in vacanza, per cui ci sono amici che oggi mi hanno chiamato, mi hanno detto: guarda, non riusciamo a venire perché abbiamo il battesimo della nipotina, non possiamo muoverci, però la prossima volta facci sapere. Quindi c'è proprio tutto un mondo a parte gli amici, ma comunque ho avuto manifestazioni di grande affetto da parte della regione, e quindi questa cosa poi si restituisce in qualche modo. Beh, quindi sono felicissimo di salutare tutti gli amici calabresi, quelli che mi stanno vedendo adesso, quelli che mi stanno ascoltando, quelli che vedrò tra poco al centro commerciale, tutti quelli che non vedo e che mi hanno scritto, chiamato, hanno scritto sulla pagina Facebook, insomma, l'affetto c'è, è forte, quindi un bacio a tutti. Cantare nel blu. Domenico Lovino, Lupici, spada, Lupici di qua, Lupici di là, Lupici di su, Lupici di giù. No, vado, non voglio prendere tutto lo spazio io. Sei libero di andare, grazie, perché il festival deve continuare, perché a questo punto è giunto il momento. È giunta mezzanotte. Che bello perdere il tempo così. Anzi, guarda che ti dico. Perché ci sono le canzoni, donna. È giunta mezzanotte. Si spengono i rumori. La vuoi troppo, vista. Mamma mia, quanto sei bravo. Si spengono a mezzanotte. Si spengono i rumori. Si spengono i rumori, si apre quell'ultimo caffè, le strade sono a mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna. Media World, le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza scivolando se ne va anche lei, che è tardi, grazie. Oh, no, ciao. Addio. Sì. Come è, sono tutti quanti dei
portare un messaggio di gioia per tutti. Gioia. Desidero per tutti. Sto ritardo. Tutti. Desidero intanto e aiutate voi a fare il leco. Fammi vedere. Cari fratelli, cari ragazzi, perché sei più meglio qua sotto. È un periodo in cui sono particolarmente libero e sono venuto qui per portare un messaggio di salute e di gioia a Reggio da un caro abbraccio del vostro ex pastore tedesco. Tanto bello, sorelle. Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Carissimi, col nome di Paolo VI desidero prevenzione di essere, indovina cosa dico, prevenzione di essere. Giugno 1963, da una finestra in piazza San Pietro. Cari figlioli, sento le vostre voci, la mia è una voce sola ma riassume la voce del mondo intero qui. Tutto il mondo è rappresentato, si direbbe che persino la luna si è affacciata stasera a guardare a questo spettacolo. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. Cari fratelli e sorelle, non abbiate paura della bontà e della tenerezza, la tenerezza nel cuore di tutti. Buon pranzo. English lesson, my way, your way, their way, our way for you, everybody. The end is near, so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live the life that's for equality. Amici del centro commerciale Porto Colaro, vi è piaciuto lo spettacolo di Massimo Lopez? Bravi, alzate il volume per favore il massimo possibile, giusto per rimanere in tema, il massimo possibile. Allora Massimo, siamo chiaramente, ormai per noi è una consuetudine quella di tagliare una torta che non sappiamo mai il peso specifico, ma prima o poi lo chiederemo al signore che l'ha realizzata, vero? Quanto pesa, quanti quintali pesa questa torta? 120. 120 kg. Io non ho intenzione di mangiarla tutta, però anche perché ieri insomma, da ieri, quando è che oggi che giorno è? Domenica.
Si dice sempre che la dieta comincia il lunedì, dice comincia da lunedì a fare la dieta, e me lo sto dicendo da 3 anni praticamente, però l'assaggerò perché insomma vale la pena. Allora io vi ringrazio, grazie davvero, perché ho avuto di nuovo qui a Reggio una bella accoglienza, l'ho avuta fortemente, l'ho sentita fortemente, quindi vi ringrazio davvero di cuore, davvero spero di tornare in altre occasioni, magari anche d'estate, che sarebbe, non sarebbe male, visto che si va fuori alle Maldive, che parte di qua, che parte di là, poi dopo effettivamente, anche se venite inverno e vedi un lungomare così con dei lidi che sono stupendi, viene sempre voglia di dire ma quasi quasi, sai che c'è, provo d'estate a fare un salto, e magari lo farò, perché no, ma lo farò davvero al di là dello spettacolo. Grazie a tutti. Allora Massimo, quindi ci sei tu che sei il capitano questa sera del centro commerciale accanto alla proprietà, che sono signor Pino e Nino Falduto, poi c'è anche il direttore del centro commerciale, abbiamo anche la signora Tiziana che è qui accanto, che è la parte ragionevole, la ragioniera del centro commerciale. Io farei un countdown dal 10 a 0, un applauso, partono le bottiglie, festa per tutti e via con Peppe, più o meno una cosa del genere. Allora, siamo pronti? Amici, assieme a Massimo Solenghi Marchesini Lopez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buon anno! Eccoci qui! Auguri al centro commerciale Porto Bolaro, buon compleanno. Ascoltaci signore. Grazie a tutti, grazie per l'accoglienza, alla prossima occasione, adesso via contento, ciao, 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 ciao.